solitamente territori come questo, cioè i territori disagiati come il nostro, sono prede della delinquenza e per questo vengono additati come quartieri marzomani e purtroppo di riflesso anche le scuole che ci sono lì dentro. Per questo è nato questo incontro, per dimostrare a tutti che noi desideriamo incoraggiare, a cooperare, collaborare tutti insieme per combattere, contrastare questo mastodontico fenomeno qual è la mafia. Per questo noi abbiamo contattato il criminologo Marcello La Rosa, autore tra l'altro del libro Il fenomeno mafioso a Messina tra gli anni 80 e oggi, il procuratore capo di Messina, dottor Maurizio De Lucia, il dottor Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nepoli, l'onorevole Francesco Duva, parlamentare in commissione antimafia, l'associazione Addio Pizzo. Oltre a ringraziare i relatori che hanno accettato l'invito con molto entusiasmo, desideravo ringraziare il comandante provinciale dei Carabinieri, scusate, ho fatto una gaffa, il prefetto che comunque si scusa per non essere presente, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il questore, il dirigente delle volanti, i presidi che comunque hanno aderito e pur non essendo presenti hanno mandato rappresentanza di genitori e di adulti. Oltre a ringraziare diciamo i relatori, desideravo ringraziare in particolar modo il dirigente scolastico dottor Piero Latona, a cui tutto il comitato genitori dedica ogni suo piccolo passo, ogni piccola iniziativa. Grazie preside per il supporto e per la sinergia che esiste nella nostra scuola, questo è tutto merito suo. Desideravo ringraziare gli studenti, gli alunni presenti, molti dei quali partecipano al progetto La scuola va in carcere, realizzato dall'Istituto Minutoli con la Casa Circondariale di Messina. Tra l'altro desideravo ringraziare anche l'associazione Soluzione Scuola, che è un'associazione costituita da quasi tutte le istituzioni superiori di Messina. Abbiamo qui il presidente Leo Brancatelli. E poi desideravo ringraziare i responsabili dei tre presidi della scuola Minutoli, il professore Moreri del Cuppari, del Minutoli e la professoressa Magazzù del Quasimodo, che mi hanno veramente aiutato per sensibilizzare alunni e genitori. Grazie a tutti, do la parola adesso al mio dirigente. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui stasera con noi nella nostra scuola. Io non vorrei fare nuovamente un elenco di ringraziamenti, anche perché sono molto interessato ad ascoltare e a far sì che i nostri alunni, le nostre famiglie ascoltino ciò che gli illustri relatori avranno da dirci, perché l'argomento è scottante, è sempre un argomento di grande attualità. Purtroppo, che sembra un argomento di grande attualità, vedremo tutti non doverne più parlare un giorno, chissà se mai questo giorno lo vivremo, ma è un argomento di cui purtroppo invece dobbiamo parlare. Tuttavia non mi posso esimere tanto da ringraziare tutti voi. La signora Moleo è stata bravissima, aveva un lungo elenco, è stata veramente brava insieme a tutto il comitato genitori, al signor Galletta, alla signora Nicò, al signor Spadaro, ma a tutto il comitato genitori che ormai è veramente molto, molto attivo. Devo dire, e questo lasciatemelo dire anche brevemente, da qualche anno a questa parte il minuto che ha un po' invertito la tendenza rispetto a quello che succede nelle scuole superiori, perché voi sapete che la presenza dei genitori, penso che uno di voi anche genitori, la presenza dei genitori è inversamente proporzionale molto presenti nelle scuole dell'infanzia e elementari, quasi assenti man mano che si cresce e totalmente assenti nelle scuole superiori. Da qualche anno nella scuola superiore di Minutoli, Quasimodo e Cuppari, che è una scuola superiore, un istituto di istruzione superiore con più indirizzi e che ovviamente quindi raggruppa ragazzi che vanno dai 13-14 anni ai 18-19,
genitori diciamo ritornano ad essere presenti con tante iniziative, con un supporto importante alla scuola, con una presenza a scuola, con anche un'attività che noi facciamo anche a favore dei genitori, perché stiamo organizzando anche dei corsi di formazione a favore dei genitori, e questo sicuramente è il merito di questo comitato che ho nominato, e in particolare della sua vulcanica presidente, che è la signora Puleo, che credo abbia un po' inseguito tutti voi, immagino, perché è il suo modo di fare. Ma mi preme ringraziare e sottolineare una presenza molto qualificata, e io veramente sono contento questa sera per tutti voi, per tutte le forze dell'ordine, per i rappresentanti della magistratura, che per il dottore La Rosa, perché ci darete sicuramente un grande aiuto nel far capire ai nostri ragazzi quali sono i comportamenti che bisogna evitare. Noi giornalmente, i nostri docenti, tutti i docenti lavorano attraverso anche dei progetti specifici al miglioramento delle competenze cosiddette sociali e civiche e di legalità. L'educazione alla legalità è uno degli obiettivi della scuola, perché soprattutto nel nostro territorio spesso non è facile far capire quali sono i comportamenti che possono essere annoverabili fra quelli mafiosi, perché dico, il mafioso non è solamente quello che spara, è quello che agisce da mafioso. Il mafioso è anche quello che, come dire, copre la mafia, è anche quello che in qualche modo, diciamo, è connivente con la mafia, e spesso gli atteggiamenti, ecco, di omertà, gli atteggiamenti di di connivenza appunto con la mafia sono, come dire, altrettanto pericolosi. E quindi io credo che noi come scuola, il messaggio che voi date questa sera, e vi ringraziamo per questo, ma credo che anche nel vostro spirito, immagino che voi siate qui perché comprendiate assolutamente questo, perché comprendete questo, il messaggio che può portarci a un miglioramento dal punto di vista sociale non può essere soltanto un messaggio di repressione, non può essere solo un'azione di repressione, ma deve essere un'azione di bonifica culturale. E quindi la bonifica culturale noi la dobbiamo iniziare necessariamente dalle nuove generazioni e necessariamente dalla scuola. Quindi io vi ringrazio ancora e ascolterò insieme ai ragazzi, insieme alle famiglie, con grande attenzione tutto quello che voi avrete da dirci. Grazie. Come questa.
ovviamente avevo un appuntamento quasi fisso con questo territorio, perché ogni primo dell'anno, in qualità di operatore della polizia scientifica e sovralloghista, venivamo a fare un sopralluogo alla scuola Gaetano Martino, al Via Luciani, alla scuola Via Luciani, qui vicino. Ci sono tre scuole che fanno la argine a questo quartiere, che oltre al minuto che sono il Quasimo e la Via Luciani, e c'era la tradizionale, una sorta di tradizione i propri figli, li portavano sul promontorio a distante dal Pino Luciani, delle baracche, che venivano in terreno della scuola, e per festeggiare il capodanno sparavano con fucili o pistole contro le vetrate, e noi andavamo successivamente a riportare il bosso, i proiettili, a quantificare i danni. Questa tradizione per fortuna si è persa, ora c'è una nuova dirigente scolastica a cui va la mia stima, perché è stata oggetto di un danneggiamento mediante incendio della propria autovettura, e spesso queste sono le situazioni che si trovano ad affrontare i professori in contesti difficili, difficili come la scuola. Il mio libro ripercorre la storia criminale della città di Messina e delinea un arco temporale più preciso, che è quello che va dal 1982 al 94. Non sono due date casuali, perché nell'82, al seguito dell'omicidio La Torre dalla Chiesa, viene istituito il reato di associazione mafiosa, l'articolo 416 bis, un reato che concettualmente era nella mente di tutti i cittadini, ma non trovava un riscontro normativo. Il 94 invece è l'anno in cui si chiude un cerchio, in cui tutte le famiglie messinesi usufruiscono in massa della legislazione premiale dei collaboratori di giustizia, e approfittando un po' delle maglie larghe della vecchia legge, oggi sono tutti uomini liberi, nonostante abbiano dichiarato decine di omicidi a testa. Questo libro colma una laguna bibliografica, perché sono pochissimi i testi che parlano di mafia e Messina. Mafia e Messina è un binomio che è difficile ascoltare. Non capita raramente che si organizza un evento come questo. E tempo fa, l'anno scorso, fui intervistato da un giornalista Rai che fece un reportage sulla mafia messina. Il giorno dopo la pubblicazione della trasmissione non fu mandato in onda la replica, e la streaming, laddove era possibile rivedere in streaming la trasmissione, fu immediatamente tolta. Noi ci avventuriamo in questo percorso e insieme rivediamo quelle che sono le tappe principali della storia messinese dell'82, cercando di essere breve e dare la parola agli autorevoli relatori, che sono persone di spicco di livello nazionale, che sicuramente meglio di me sapranno spiegare le dinamiche e la ramificazione delle organizzazioni criminali oggi, sia quelle classiche che i nuovi orizzonti. Mi riferisco alle ecomafie, alle mafie che si impossessano delle nostre foreste per accavararsi finanziamenti europei. La prima guerra di mafia messinese si svolge in un periodo abbastanza lungo, dal 1970 al 1985. E Giostra, che è il quartiere dominante dell'epoca, e le due conserterie che si affrontano sono appunto la famiglia Costa di Giostra contro la famiglia Cariolo, che ha sede a Camaro. Questa guerra finisce nel 1985 con un armistizio siglato nella casa di Volterra tra i Capigrand, che entrambi si trovavano lì delle nubi. I Capigrand sono Placido Cariolo e Gaetano Costa. Io nel libro definisco la pace di Volterra. Dopo questa data, Cariolo va in esilio alle Isole Eolie e lascia la città di Messina, tutt'oggi dovrebbe trovarsi lì. Questo è Gaetano Costa, che è un killer efferato, che è colui il quale ha importato il format criminale messinese.
è un killer spietato che riuscì a commettere un omicidio anche all'interno del carcere. È il famoso omicidio presso la casa circondariale di Reggio Calabria, dove con calma e tenacia nel tubulo della cella riuscì a pulizzare una forchetta rubata dal rettorio trasformandola in un coltello, e con lo stesso uccise in panica dello smilzo con più di 100 coltellate all'interno del carcere. Dicevamo un uomo spietato, un altro degli omicidi importanti come mandante, l'omicidio di Morgana detto Bratta, che fu ucciso per un semplice sputo all'interno della casa circondariale. Chiunque osava sfidare il boss non poteva che pagare con la morte. Da lì a poco infatti partì l'ordine, appena Morgana uscì dal carcere fu immediatamente assassinato. Gaetano Costa è detto nel mondo della criminalità è chiamato Faccisola. Faccisola è riconosciuto come capo della criminalità messinese, come capo società, e importa il format delle indagini della Presi, a cui lui era affiliato già dall'età giovanile. Le qualifiche delle famiglie della Presi sono quelle di Picciotto, Camorrista, Sgarrista e Santista. Spesso l'ingresso in società era garantito attraverso dei riti e delle formule sacramentali. Questi riti più delle volte si svolgevano presso le case di condannati. Diversi collaboratori di giustizia hanno raccontato di essere affiliati nella casa di condannati di Gauzi. La criminalità, mentre Valdese e Bastiano sono i due casi, sono i vicari di Gaetano Costa. Domenico Di Blasi è conosciuto meglio come Occhi Pozza. Il potere è sempre carismatico. Weber traccia il profilo del potere e lo divide in tre grandi categorie: potere carismatico, tradizionale e legale. Il potere legale è quello riconosciuto dalla legge, per cui una persona, a prescindere se sia meno preparata, la riconosciamo sempre quando pensiamo a quell'ufficio, la riconosciamo come autorevole, perché la legge ci chiede questo. Il potere tradizionale è quello che deriva dalla tradizione. Pensiamo a un principe che nasce da, si trova questo incarico e poi eredità la qualifica di re. Mentre per via meritocratica, attribuibile solamente al carisma del boss, si ha il potere appunto carismatico di cui si serve la criminalità organizzata. Dopo tanti anni di detenzione, Gaetano Costa perde un po' i rapporti con l'esterno. Ormai le giovani leve non lo riconoscono più e i colonnelli, diciamo, non digeriscono il fatto di devolvere i propri incassi alla cassa comune, perché tutte le estorsioni venivano portate in una bacinella, detta così, della unica famiglia operante a Messina, e il 40% degli incassi venivano gestiti da Gaetano Costa. Gaetano Costa dunque piano piano perde il controllo del territorio e, come fosse un automatismo, i vari colonnelli si ramificano sul territorio. Questa è la mappa del 1987, dove il clan Leo si stabilizza a Villa Giardizio. A Giostra opera il gruppo Pippo Galli, al centro-nord c'è il gruppo Cavese, Cavò, Manchese, Spaccio, e al centro opera in contrastato il clan Ferrara. Sia il clan Leo che il clan Ferrara, essendo una ramificazione della vecchia famiglia Cagliolo, già erano insediati nel territorio a prescindere appunto dal crollo della famiglia di Giostra. Parlavamo prima del carcere. Dal carcere in pratica partivano tutti gli ordini di morte, si siglavano gli armistizi, come abbiamo visto prima, si siglavano le alleanze e si iniziavano e si affiliavano i membri alle organizzazioni. I detenuti solitamente all'interno della circondariale avevano la possibilità di detenere alcol, droga e armi. Più
volte sono stati rinvenuti telefoni cellulari all'interno del carcere. C'è un episodio accaduto a fine degli anni 80, che forse non tutti sanno, che si è verificato al carcere di Grazzi, dove uno dei detenuti è uscito dalla cella di uno dei due reparti e ha cercato di, con un pistola alla mano, di assassinare i membri del clan avversario. Quell'occasione fece scalpore all'epoca un collega della polizia penitenziaria più ferito, però per fortuna non ci furono morti. A questo punto abbiamo un contributo audio, è uno strage di intervista che io feci qualche anno fa al posto del CEP, Piano Carrara, oggi un libero, che descrive e ci fa capire meglio qual era l'ambiente del carcere di Grazzi e quello che successe in quella data. Per mettere sulla Messina succede che il consiglio di posto è stato incarcerato. Noi stavamo nel piano sopra, secondo piano di Roma. Dicevamo che c'era una galleria, c'era un volo, il rizzo, eravamo bimbo, eravamo tutti in galleria. Io non avevo davvero, questo non cazzo non sta facendo. Prende un stato di caccia, pochi forza, che compra, ha organizza una guapo, una di caccia molto grossa. Allora prende una caccia che stava detenuto, non ci aveva mai stato ordinato. Questo ragazzo mi ha detto, la sera ci vediamo stare delle parti dove ci avevano i cadrotti, ci vediamo stare in scoperto. Allora facciamo diciamo che troppo molte persone non conoscono le carcere. Ci siamo questi. No, lo dico. Facciamo così, immagini, se uno è in carcere, è un ambiente più sicuro del mondo, no? Sono quei giorni che ti controllano le guardie, le spalle, le telecamere, perciò uno pensa che se uno è tenuto è dentro un buco di 2 metri per 2 e là non può uscire. Come facciamo a vivere anno se diceva tutti chiusi nelle scarce? Invece non è così, come facciamo se ti hanno? Così, ti dico una funzione, perché nelle bilanciate di carcere intanto ci stavano nascoste delle catene. C'era un sistema fatto bene, che non si accorgevano anche quando facevano la ripetizione. Nel muro noi, c'avevamo nascosto una pistola, dentro la nostra scena. E come fa ad arrivare un corso di carcere quando ci sarebbe? Ha preso le parti. Sicuro che ho detto le guardie e loro hanno detto no, se fosse. Perciò c'è quelle guardie complici che vogliono stare bene, diciamo, che non gli danno problemi, che magari gli devono mosso, se ci sono cose che non sono le altre. Questi qua che tu hai visto in giro, che cambiavano le retoriche e non hanno il momento sospetto, era perché qualche guardia era aiutato a uscire dalla cella, o perché voleva stare liberi tra i corridoi? No, c'erano due sezioni. Una sezione cellulare che era tutta di cosa. La sezione camerotti, che però noi c'erano tanti, però noi c'eravamo un piano, secondo piano dove c'eravamo solo uno. C'erano tutti amici di resto. Noi però, le cose più comunque, succede che ci stava questo ragazzo che era accusato di un duplice omicidio. E De Blasi, questo ragazzo era comunque, che poi abbiamo avuta conoscenza che stava organizzato da De Blasi. Questo ragazzo, un pomeriggio, lo vediamo passare nel reparto Cardotti, dai cellulari e dai Cardotti. E qua questa cosa era sospetta. Questa cosa c'era da mano del campo che c'era un onore, e poi questo era un ragazzo che apparteneva a loro e che era accusato di un duplice omicidio, però quando abbiamo studiato il castellano. Questa cosa ci ha dato delle preoccupazioni. Allora subito cambiamo un cariolo così dentro la stanza e abbiamo subito parlato. Facciamo una mattina la prima cosa che si fa, c'eravamo pensato di bloccarlo subito, magari in 4-5 persone lo bloccavano a massacrare, a fargli dire il motivo che questo ragazzo qua, questa scusa che poi una volta massacrato rimandarlo al loro proprio piede. Perché diventava incompatibile? Diventava pericolosa la cosa, perché questi sennò sicuramente c'è il sospetto che questo fosse la cosa non voglio. Che succede invece? Alle 8 di mattina, che doveva stare là in controllo, succede che praticamente, che poi abbiamo solo una conoscenza, che dalla cucina hanno fatto passare due pistole,
se per il dovrebbe occupare un cartucce, dovrebbero essere consegnate la mattina stesso a questo ragazzo. Allora, dalla cucina vanno passati così, per il che la cucina lavora con quello che proposta, ragazzi, succede, noi stiamo ancora con lui. Tutto un tratto sentiamo sentiamo sparare, e una guardia che praticamente sale sopra il piano su un impaurito e se ne sta dalla nostra cucina. Perché ha chiuso il cancello, quello si è messo proprio per lui. Questo invece già era uscito dalla stanza con le pistole, ha sparato, ma ovviamente delle guardie e un altro sì, ha sparato perché magari voleva uscire, c'è stata una reazione, non uscito con le pistole, che poi sono stato bloccato, e lui ha sparato. È uscito da questa cosa. Il ragazzo di sopra, la guardia che stava sopra nel piano rosso, ha visto questa cosa qua, ha chiuso tutto il cancello e scappato verso di noi, un paurito. Cioè, sentite questa cosa qua, facciamo vedere subito la scena di questo ragazzo. E quello non ci riuscita a passare nel nostro piano. E lì, prendi la pistola, prepara l'olio con legge, anche questo qua. Ma pure ti fai la scena? Da una coppia, da questa coppia. Perché l'abbiamo messo in una situazione che l'abbiamo fatto impaurire, come se quello là stava, era intenzionato a sparare lui. Questo impaurito ci diciamo, ha detto la cena, gli abbiamo dato una punta per camuffare, noi siamo loro che erano importanti nella cucina. Però è stato tutto noi che ci siamo salvati, che se il cancello rimane. Ma c'è il cancello su quelli d'amico, che qua ti lavoriamo noi di nascondere. Se quello invece non più il cancello. Perché la guardia comunque non ha la pistola per il cancello. Io no, non credo. Poi ce l'avate. Uscita. Però in quel momento a noi ci frega e ci prende di sorpresa, perché quello è il momento in cui alla cella cancellava, io avessi fatto la scena e poi ci sparava. E ci avrebbe fregato una strage una volta. Invece, grazie a questa guardia non serve, solo prendi la pistola, prendi un te, fai anche una domanda con lei in modo tale che poi glielo puoi buttare addosso. E allora non ci sta fuori questa cosa qua. Dovrebbe essere un ambiente sicuro, invece sicuro. E questa è una cosa che praticamente a distanza di quella sera stessa vedo una ricostruzione dopo che questo si è preso la poliziotti, i cani, di tutto. Pensa che le scelte del cittadino scurato da sopra ci hanno buttato tutto sotto, hanno buttato i vestiti, hanno buttato sotto, ci hanno buttato il motore della pistola, hanno trovato la pistola, hanno fatto il non so se siete riusciti a sentire di fondo. Questa era la situazione che si è verificata nel carcere di Gazzi, fine degli anni 80, dove appunto i detenuti potevano usufruire di armi da fuoco oltre che da armi da taglio. Poi avevano questi benefit, che in qualche modo con la pubblicità del personale riuscivano a entrare, per cui un ambiente riservato di massima sicurezza in realtà permetteva una vita abbastanza agiata. Poi un'occasione di incontro, perché il carcere di Gazzi, dicevamo, è diviso in due reparti e in ogni reparto c'erano tutti gli appiccati della stessa famiglia. Le celle all'interno dei reparti erano aperte, per cui c'era la possibilità di muoversi e di organizzare non solo i delitti, ma tutta quella che era l'amministrazione criminale della città. Nel 1985, dal 1985 al 1989, sono gli strascichi della disgregazione del clan Costa. Si ha la seconda guerra di mafia. La seconda guerra di mafia avviene tra il clan Spada Ciocca-Andria e il clan di Leo e di Marchese, le due famiglie che poi presiedono le parti estreme della città, cioè tra la zona sud e la zona nord, restano fuori, meno male una zona per appropriarsi di fazzoletti di territorio. Appropriarsi di fazzoletti di territorio significa avere più piazze di spaccio, avere la possibilità di esercitare delle estorsioni e di conseguenza arricchire la propria famiglia. Questa è l'organizzazione del clan Leo, perché noi abbiamo detto che il clan Leo aveva sede nel villaggio Addisio, però poi ci sono delle ramificazioni, perché solitamente i vicari sono reggenti in altri quartieri limitrofi e affiliati, per cui c'era Mancuso Giorgio a Gravidelli, Salvatore Ventura a Camaro e Leo Giovanni a Villaggio Addisio, tra cui c'erano parte
della cupola del Cameo. Poi in questo clan in modo particolare accade una sorta di rivolta interna, una guerra intestina. È l'unico caso questa Messina dove il vicario Giorgio Mancuso uccide Pippo Leo, che era il capo clan, e ne prende il posto, per cui da questo momento il clan Leo diventa clan Rizzo Mancuso, perché successivamente il Mancuso si attea con Rizzo detto Ferraiolo. Questo clan Rizzo Mancuso, che è un clan in forte espansione, che è un clan sfidato, nel 1991 decide di uccidere Occhi e Bozza. Occhi e Bozza era quell'uomo di ordine di cui parlavamo prima, quello che riusciva a siglare gli armistizi e la pace tra le famiglie. Una volta ucciso Occhi e Bozza, tutta la criminalità messinese riuscì a capire le ambizioni e il pericolo di questo clan, e a seguito di un summit tra tutte le famiglie cittadine si decise di sterminare totalmente tutti gli affiliati al clan Rizzo Mancuso. A seguito del summit partì un ordine incondizionato di uccidere chiunque. Questo clan fu successivamente quasi del tutto annientato. Noi spesso parliamo questi elementi come se fossero una fiction, ma in realtà io cerco di parlarne con il massimo rispetto, perché parliamo di carne e sangue, parliamo di circa 200 persone morte in 15 anni, 20 anni di storia messinese. Morti che spesso sono affiliati, a volte sono semplici passanti e comunque rappresentano una tragedia per le famiglie a prescindere dall'appartenenza. Nel 1991 si cristallizza la situazione della criminalità organizzata messinese. Ci sono quattro famiglie sul territorio, ognuna egemone nella propria porzione di territorio, e il clan Ferrara resta egemone per la zona sud, Galli per la zona nord, e il centro viene diviso tra il clan di Marchese e il clan di Sparcio. Nel 1992 è l'anno delle stragi. Cambia qualcosa. Lo Stato alza la testa, aumentano le risorse, i mezzi e gli uomini, e si cerca, vengono istituite le squadre catturanti, finalmente si cercano i latitanti, perché dobbiamo dire che spesso i latitanti vivevano la propria latitanza nelle proprie abitazioni. Tanti oggi collaboratori raccontano di essere riusciti a scavare all'interno delle mura, delle case, delle nicchie dove si nascondevano quando passavano i vettori di polizia, ma fondamentalmente quasi tutti erano latitanti a casa loro, e forse c'era una colpa investigativa anche perché questi latitanti non venivano cercati. Il 1992 è l'anno di svolta. Questo è uno squarcio di Mangiarugli, siamo proprio in questo quartiere. Il quartiere, specialmente durante le fasi delle guerre di mafia, è un mezzo di protezione dei clan. Tutti i clan in quest'epoca dispongono di giubbotti antiproiettili, dispongono di radiotrasmittenti, di macchine blindate. Ogni quartiere è pattugliato da sentinelle e da pattuglie aumentate. È successo anche un episodio caratteristico al villaggio Ceppo, dove il pomeriggio del 7 febbraio 88 viene fermata un'auto civetta della Guardia di Finanza con a bordo i militari Scorza e Costa, che relazionano di essere stati fermati da dei personaggi che poi in realtà erano le pattuglie del clan di quel quartiere, che chiedevano con forza chi fossero e dove stessero andando,
esibendo una pistola. Una volta qualificati gli agenti, diciamo, queste pattuglie si sono date a gambe levate e non sono stati rintracciati. Però dalla percezione di quanto i quartieri messinesi fossero controllati, ci sono pentiti che raccontano quando all'interno di un quartiere si notava qualcosa di particolare, di strano. Ad esempio, c'è chi racconta che mi suonavano a casa per avvertirlo che c'erano i tecnici dell'ex SIP che facevano dei lavori proprio vicino a casa sua, perciò c'era un quartiere che era completamente al servizio del boss di zona e fungevano tutti da sentinelle per cercare di immediatamente notificare qualsiasi comportamento poco chiaro accadesse in quella zona. I clan lucravano con lo spaccio e con le estorsioni. Diciamo prima che le guerre avvenivano per le porzioni di territorio, quelle porzioni di territorio davano la possibilità di estorcere i commercianti. L'estorsione era a tappeto praticamente in quegli anni, oggi per fortuna la situazione dovrebbe essere cambiata, quegli anni tutti quanti erano assoggettati e pagavano il pizzo. I collaboratori raccontano oggi che i grandi appalti, l'appalto come ad esempio lo Stato di San Filippo, che è costato 1,5 miliardi delle vecchie lire, veniva diviso in parti uguali tra tutte le quattro famiglie dominanti dell'epoca. E allo stesso modo, per assoggettarli al metodo mafioso, alcuni pasticceri, panettieri pagavano il semplice filone di pane, il semplice candoro domenica, ma il gesto della natura altamente simbolica significava acquisire la propria rete di interessi e di allacci il commerciante, e di conseguenza di avere il potere e il controllo sulla gestione di quel fazzoletto di territorio. Questo è Luigi Sparacio, che forse è il boss più noto nella città di Messina. Era un personaggio curioso che camminava con la Ferrari, anche se disoccupato nella professione. È un personaggio caratteristico perché ha usufruito anche lui della legislazione premiale sui collaboratori di giustizia, ma è un personaggio che si è costituito presentandosi in procura e dicendo: buongiorno signori, io sono Luigi Sparacio, capo reggente del clan Sparacio, perché fino all'epoca era incinturato. Perciò a Messina c'era il più grosso boss tra i quattro, che era conosciuto da tutti, che non era mai stato condannato in tutta la sua lunga carriera criminale. Il clan Sparacio era famoso perché gestiva e controllava lo spaccio nella città, ha abbracciato quello che in economia viene definito teoria divisionale, cioè cercava di portare la sostanza direttamente al consumatore, perciò aveva degli emissari in ogni angolo di città, si adoperavano per spacciare la sostanza, per cui aveva diviso il territorio in quadranti e i quadranti in zone, e in ogni zona aveva collocato un proprio uomo. Questa è la situazione odierna. Chiaramente la situazione odierna sarà affrontata dagli altri relatori, che sono personaggi autorevoli di livello nazionale, che meglio di me sapranno spiegare le dinamiche odierne. Non a caso questa è una fotografia del Via San Martino, perché al clan di Mangialupi, la famiglia Trovato, sono stati confiscati gli appartamenti proprio nel centro della città. Oltre agli appartamenti sono stati trovati in quell'occasione 4 kg di cocaina e 1 kg di eroina, e all'interno dell'abitazione avevano la disponibilità contante di 1 milione di euro. Questa è la fioriera che era posizionata all'inizio del corridoio della casa, e quelli che sono involucri di nastro di imballaggio in realtà non contengono stanza stupefacente, ma appunto soldi contanti. Il clan di Mangialupi è per questo
è importante, è stato importante fare oggi questa conferenza in questo territorio, e il clan oggi è egemone in città, perciò tutti gli equilibri criminali vengono dettati qui, in questo territorio, qui a Mangialupi. Il clan di Mangialupi è assolutamente egemone nello spazio delle sostanze stupefacenti, sia per quanto riguarda l'hashish e la marijuana, che per quanto riguarda le droghe pesanti, cocaina, eroina. Quello che vedete qua è un laboratorio chimico del clan di Mangialupi, in un casolare di periferia, che è tempestato da microcamere con cui veniva controllato, venivano controllati gli accessi, e questo è l'arsenale del clan che è stato rinvenuto in quell'occasione. Sempre in quell'occasione sono rinvenuti 8 kg di cocaina e 3 kg di eroina, che erano soluterati in zone limitrofe. Questo è uno dei panetti di cocaina che, se lo guardiamo bene, all'interno della parte centrale del panetto c'è un logo, come se fosse un brand, un marchio. Il logo non è altro che il logo della famiglia, perciò la stanza stupefacente è marchiata e contraddistinta per segnare il territorio. Questa incisione, diciamo, avviene mediante queste pressi. Quella è una pressa, quella sulla sinistra è una pressa idraulica che riesce a compattare il pacchetto in questa forma di acciaio, che vede un logo metallico posizionato sul fondo, e per impressione si riesce a fare il negativo e di conseguenza a marchiare il panetto. Il contributo del racconto messinese finisce con degli audio che sono altri stralci di intervista che possiamo ascoltare ora, possiamo ascoltare dopo i vostri interventi, come preferite. Va bene, allora io vi ringrazio per l'attenzione.